Continua a salire il numero delle vittime sulle strade della provincia di Arezzo. Questo pomeriggio un altro drammatico incidente lungo il tratto aretino dell'autostrada del Sole tra Monte San Savino e Valdichiana. Due persone, pilota e passeggero, delle quali ancora non si conoscono le generalità, sono morte carbonizzate nell'incendio della loro auto. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 nella carreggiata sud tra le province di Arezzo e Siena. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Stando ad una prima ricostruzione, l'auto sarebbe sbandata finendo fuori strada e prendendo fuoco. I due occupanti sono rimasti intrappolati nell'abitacolo del mezzo, una dacia che si è anche ribaltato. I vigili del fuoco di Arezzo, intervenuti assieme ai colleghi di Siena e Cortona per sedare le fiamme al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non risultano altri mezzi coinvolti nello schianto. In seguito all'incidente il traffico è rimasto bloccato. Per gli automobilisti incolonnati è scattata così la distribuzione di acqua da parte della Protezione Civile. Si tratta del secondo fatale incidente lungo il tratto aretino della 1 nell'arco di 24 ore. A perdere la vita sabato mattina un 86enne a seguito di un drammatico schianto contro un pilone in cemento armato di un viadotto.